Abbiamo senz'altro riconfermato ciò che è stato il successo dello scorso anno, abbiamo vissuto una prima serata veramente con una piazza gremita e così è stato anche per la seconda serata e siamo qui per la terza, altrettanto successo, altrettanta partecipazione di pubblico registriamo e quindi insieme al sindaco Cinzio Pesano siamo veramente molto molto soddisfatti. Questa scelta di questa grande attrice, di questa diva del cinema italiano internazionale è stata azzeccata, la nostra cittadinanza, la gente ha veramente apprezzato la figura Ornella Muti e quindi siamo ancora qui e ancora è tutto da continuare perché domani avremo Remo Girone, ancora dopodomani Giancarlo Giannini, Paolo Conticini, Monica Scattini il 4 e il 5 concludiamo con Eleonora Giorgi, quindi c'è ancora tanto da fare e da vedere. Buona volontà, buona organizzazione e anche portare anche un buon prodotto, io penso, da offrire ai tantissimi, alle migliaia di persone che è la prima serata, circa 2000 io penso, sono scesi in Piano Umberto per questa edizione 2014 di Cine Nostrum, dove il direttore artistico Francesco Grasso, dopo una lunga presenza al maschile, ha voluto per quest'anno per la prima volta portare un volto nuovo, femminile, nuovo nel senso che nuovo come genere di donna, femminile perché Ornella rappresenta la femminilità, rappresenta la semplicità, ecco, con quegli occhi chiari, azzurri, con quel volto e la bellezza veramente italiana ed è stata veramente applauditissima, accolta calorosamente dal popolo catenoto e non solo, e dai tantissimi che sono accolti. Corsi alla Cicatena anche da fuori, da Cereale, da Catania, addirittura c'era gente, anche qualche persona che è venuta di Caltanissetta perché ha seguito, è un fan di Ornella, quindi è voluto venire qui alla Cicatena. Questo significa che queste manifestazioni debbano essere fatte perché in un certo qual senso portano anche un po' di turismo e nel caso nostro, avendola fatta per la seconda volta consecutiva senza nulla togliere al sito originale del Tempio Santa Venera a Pozzo, avendola fatta qui nel salotto del nostro paese, stiamo cercando di dare un pochettino di ossigeno, di linfa a quelle che sono le attività commerciali del nostro territorio.